Bentrovati al commento del Vangelo di questa domenica. È Matteo che ci accompagna col capitolo 21, i versetti da 28 a 32. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa parabola comincia con una domanda: che ve ne pare? Cosa pensate? Cosa ne dite? Il Signore vuole sapere di noi, ci ascolta, vuole conoscere il nostro punto di vista. I due figli sono ciò che siamo ciascuno di noi nel profondo. Il primo, quello che vuole fare bella figura davanti a Dio, davanti agli uomini, davanti alle telecamere, è un bravo bambino sempre disposto a dire di sì, a compiacere e a ubbidire, ma solo nell'apparenza. Mica abbiamo veramente voglia di sporcarci le mani, di far fatica e di andare a lavorare nella vigna? La vigna che è il mondo, la vigna che il Signore ci chiede di prenderci cura, ci obbliga a piegare la schiena, a far venire i calli sulle mani, e quindi è meglio stare distanti da queste cose. E poi c'è un altro figlio, irrequieto, l'eterno Peter Pan, istintivo, che è insofferente rispetto alle belle maniere, che soffre i propri limiti, ma che ha imparato anche ad accettarli, che vede le contraddizioni negli altri, ma anche in se stesso. E guardando alla vigna, sa che non è in grado. Il mondo fa paura, sa di non avere il pollice verde, anzi, brontola, sbatte la porta, ma va nella vigna. Almeno per qualche ora, almeno ci prova. Io e Costanza abbiamo tre figli, Tobia, Filippo ed Emma. Le dinamiche non sono molto diverse, per niente. Se c'è da preparare la tavola, da riordinare il salotto, da mettere via i giochi, rivedo perfettamente gli atteggiamenti di questi due figli. E questo dice quanto attuale è il Vangelo oggi. E quale dei due figli è più gradito a Dio? Dio sicuramente preferisce chi è autentico, anche se non esemplare. Preferisce chi ammette i propri limiti, ma ci prova, rispetto a chi fa grandi sorrisi, grandi proclami, slanci gloriosi e alla fine non muove un dito. Preferisce chi aiuta una prostituta a ritrovare la sua dignità di donna. E qui penso a due donne straordinarie, missionarie della strada, accanto alle vittime della tratta. Suor Rita Giaretta, con la sua esperienza di Casa Ruta a Caserta e adesso a Roma, e a Suor Celina Pozzan, che oggi ci ospita in questa comunità di San Gaetano Tiene in Debba, anch'essa delle Orsoline, che per tanti anni all'interno della Caritas diocesana ha seguito storie di coraggio e di grande umanità. Dio non sa che farsene dei bravi ragazzi, vuole dei figli veri. Io non credo in un Dio che punisce, ma credo in un Dio che salva e gioisce per chi accoglie i propri limiti. I pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Sì, perché hanno detto no in origine
e la loro vita era senza frutti. Ma poi si sono lasciati contaminare, hanno detto sì, hanno cambiato vita e hanno portato frutto. E poi si rivolge a noi, che a parole diciamo sì, ma produciamo pochi frutti buoni. Allora mi domando, siamo cristiani di facciata o cristiani di sostanza? Dio non ci condanna, ha sempre fiducia in noi, ci accoglie. Dio si fida delle prostitute, dei pubblicani, si fida di noi, si fida anche di me, nonostante i nostri errori, nonostante i nostri ritardi. Dio si fida del nostro cuore. Se penso a dei credenti autentici, a dei grandi lavoratori della vigna, ho negli occhi i volti e le storie di tanti missionari che operano in zone davvero di periferia del mondo. Penso a Don Maurizio a Beira, in Mozambico. Penso a Maria Regina a Maruà, in Camerun. Penso a Don Lorenzo in Roraima, in Brasile. Penso a Suor Piera e a Padre Christian a Rumbek, in Sud Sudan. Penso a Don Ferdinando a Chiang Mai, in Thailandia. Penso a Suor Annalisa in El Salvador e a tanti altri. A loro e ai tanti volontari sparsi nel mondo va il nostro pensiero, le nostre preghiere all'inizio di questo mese missionario. Buona domenica.